Ciao a tutti ragazzi, qui DearCristo e sono tornato con un altro bello tutorial su After Effects. Oggi vi spiego un po' come si fanno le color correction come Dio comanda. Allora, però prima di incominciare, siccome mi serve un limone, annuncio a tutti quanti che ho aperto il selfie, cioè sono tutti i project file dallo sviluppatore in poi, sound pack, preset pack e color correction pack. Vi conviene più che altro perché di solito costano dai 15, 20, 25 dollari un preset pack, un color correction pack. Io lo vendo a 7 dollari 50. Quindi vi conviene a voi e vi conviene soprattutto a me, visto che poi anche a livello qualitativo i miei pack sono tra i migliori che ci siano. Allora, incominciamo. Fades quasi, è iniziato a seguire. Oh, ok, cominciamo col tutorial. Innanzitutto, voglio dire, siccome vedo tantissime, ma veramente tantissime color correction del cavolo, questo è un tutorial che serve a tutti quanti perché va bene per qualsiasi tipo di edit, qualsiasi tipo di video vogliate fare. Questa color correction va benissimo per qualsiasi stile, ok? È semplice appunto per quello, va bene perché è semplice, perché la gente deve capire che non è che più roba aggiungi, più rendi la cosa astratta, figa o strana, è più bello, no. È il contrario, più la fai semplice e rendi, cioè lasci l'immagine pulita e visibile, meglio è, perché poi alla fine la color correction non è tanto per dare un aspetto più strano o ganzo a quello che stai vedendo, è stata inventata apposta per dare un effetto più realistico, per dare una sfumatura, un'espressione al video che state editando. Quindi incominciamo, la facciamo semplice, veloce e soprattutto efficace, che poi è la cosa che serve. Quindi allora, questo qua è Lux, ovviamente è un plugin, ma credo che ce l'abbia tutto il mondo. Iniziamo subito con le curve, quello sempre, si aumenta il contrasto, quello l'ho sempre fatto in tutte le mie CC Forever and Ever. Qua magari possiamo abbassare un po' il tonalità. Dopodiché possiamo mettere su post, saturation, bla bla bla, e wait. E su matte c'è una cosa chiamata light flex, la abbassiamo un po' così, ok, possiamo giocare un po' con la saturazione, metterla tipo da 90 e giocare con il range attack LS, metterlo tipo aumentare un po' i toni gialli, saturare un po' i rossi. Poi vabbè, ovviamente qua andate un po' a caso, andate un po' a senso, a buon gusto, che poi il buon gusto alla fine è sempre la cosa che importa di più. In pratica questo qua controlla la saturazione per ogni singolo colore e questo qua controlla la luminosità. Sì, lo so, parlo veloce perché sono ligure ed è una cosa nostra di ligure. Quindi se volete abbassare, non so, la luminosità di rossi, bam, come vedete diventa nero. È così che funziona questo effetto. Allora, poi sulle curve, torniamo un po' sulle curve e giochiamo un po' sul canale rosso, verde e blu. Per cui io magari adesso voglio i toni alti un po' più sul blu, quelli più scuri magari lo portiamo, ok, poi no, non troppo perché poi fate dei dobrobbiati tipo così, no no no, delle cose che si vedono a malapena. Poi andate, come detto prima, anche a buon senso e a buon gusto, non serve che state a fare delle cose chissà cosa, chissà, così strane o fuori dall'universo. Allora, ma sì, boh, così può anche andare. Sì, perché no? Poi, qua Light Flex magari un po' di più. Ok. Poi andate su Lens, questo qua è figo, il Flex, lo usa un sacco di gente, lo potete mettere, di solito si usa o sul marroncino, sul rosso, sul viola scuro. Oppure, non lo so, sul blu come faccio adesso, molto scuro e che si nota a malapena, quindi abbassate lo spillage, aumentate il softness, una cosa così può essere decente. Poi magari mettete un po' di vignette, ma che si noti anche queste qua poco poco, quindi le fate belle grandi, quindi danno un effetto giusto. Ok, mettere così e belle grandi. Ok, dopo si può aggiungere che cos'altro? Un po' di warm cool, questo ci sta, che gli potete dare un effetto un po' più caldo o un po' più freddo, quindi non esagerate perché sennò vengono queste cose qua. Quindi
Io magari la sedia deve dare un effetto un po' più freddo, lo facciamo sull'azzurro e così si nota veramente poco. Ogni cosa che aggiungete deve essere proprio una pennellata del cazzo. Quindi, che cos'altro poi si usa di solito? Il crush ci sta, è carino, magari adesso non lo uso, comunque potete farlo, non so, sul verde, anzi non ci sta neanche troppo male. Oppure sul viola, ma lo mettete proprio. Okay. No, 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 che cazzo sto facendo? No, 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 aspetta. Sorry, reset. Oh, giusto, ok. Giusto così, oppure sul rosso ci sta anche. Io ora lo levo, non lo voglio. Un'altra cosa che si usa spesso è il pop. Lo mette tipo a 20 e 200 è buona. A 20 e funziona. Oppure i color ranges che controllate un po' come stessi toner, funzionano, controlli più o meno la saturazione dei toni di mid tone, highlights e shadow. E boh, giocate un po' come volete voi. Io adesso non la voglio e facciamo un finish e avremo una nostra CC, però non è proprio finita. Potete aggiungere, poi potete giocarci come volete, come ho detto 10.000 volte. Quindi ora per esempio metto un CC toner. Mettiamo gli shadow un po' sul viola così, gli highlights sull'arancione così, alright, e il resto, i mid-tone sull'azzurrino, mettete, ehi, fondi con l'originale 80, avete un effetto tipo questo, no, è un po' troppo pop. Quindi, wait. Alright. Sì, così però è la cosa decente. Però magari aumentate un po' il contrasto. Insomma, non è che sia manco un granché come color correction anche. Anzi, qua mettiamo 90, un po' di meno, ok. Poi che cos'altro? Questo sensore non è che ci stiamo granché bene, però per esempio qua c'è un'altra clip. Ah, non ho creato il video di ricreazione, sorry. L'ho messo direttamente sulla clip. Ok. Non so, vedete, qua funziona. Poi mettete un po' di contrasta, questo è un must, questo si usa sempre. Poi qua la clip l'ho registrata col PC, quindi la qualità è perfetta, quindi di solito va da 15 o a 21 in base appunto alla qualità della registrazione della clip. Io in questo caso metterò a 15, gli dà quell'effetto finto alta risoluzione, che poi non è vero. Poi un'altra cosa che credo che faccio soltanto io, non la fa nessuno, è aggiungi questo qua, aggiungi granulosità. Non si nota praticamente niente. Cambiate qua su output finale e mettete tipo 0,23. Da quel tocco leggermente più realistico, ma veramente non si nota quasi. Io direi che può anche andare bene una color correction così, cioè non è che non è il massimo, anzi, cioè non è niente di speciale, però come vedete è pulita e può andare bene per qualsiasi tipo di edit. Magari se volete fare la rap, non usate un tono freddo, potete usare uno caldo, oppure cioè desaturate un po' di più. Se magari volete farla dubstep, aumentate un attimino di più il contrasto, però questa va bene per qualsiasi cazzo di edit voi vogliate fare. Poi cosa fate? Salvate animazione, salva predefinita animazione e salvate dove volete. Io vi salverò il preset di questa qua se volete, lo scaricate e poi ci lavorate sopra come volete voi. Quindi il tutorial è finito qui, spero che vi sia stato utile e spero più che altro di non vedere quelle color correction che ho visto fino adesso. Quindi comprate il mio selfie che mi serve limone, visto che vi servono le color correction che faccio io. Basta, ciao, ci si vede prossimamente. Stay swag, ciao.